Allora, chiamiamo sul palco i ragazzi e le ragazze che hanno concluso il corso appunto di Evidence-Based Practice questo gennaio, e che sono le borse di studio, le 30 borse di studio che la Fondazione GIMBE assegna istituzionalmente ormai da 5 anni, di cui prima il dottor Cartabellotta ha parlato. Abbiamo piacere di far così, presentare i ragazzi, diciamo, e dare ufficialmente l'attestato sul palco, e quest'anno a chiusura dell'evento, insomma, quindi un momento di particolare rilevanza. Vi chiamo uno per uno, vi prego di venire rapidamente, così poi consentiamo a tutti di Facciamo anche la foto riprendere la finale e strada di chiudiamo in casa. bellezza. Carmen Imma Aquino. Là, là, Ilaria accanto a me, Bassi. accanto a me. Davis Benfaremo. Sofia Colagiorgio. Daniel Feller. Maria Francesca Furmenti. Giovanni Gadotti. Angela Iula. Grazia Martano. Possiamo dire intanto che sono medici, ostetrici, infermieri, quindi un Assolutamente gruppo sì. multiprofessionale. Come diceva la Roberta Siliquini, ottica multiprofessionale. Fin Questo è da giovani. fondamentale. Matteo Parollo. Fisioterapisti anche, non ho detto. Giulia Pessina. Elisa Fosca Pulvirenti. Deborah Russo, Lorenzo Tinti e Federico Tulli. Foto velocissima di gruppo finale con la solita, diciamo, cosa standard, perché io sto necessariamente accosciato, perché ormai il femore me lo permette. Uno, due, tre. Grazie. Allora, nel ringraziare tutti per essere stati per noi oggi, anche in questa giornata particolarmente avversa per le condizioni meteo, non posso non ricordare, perché sennò i miei collaboratori mi rimproverano, perché io poi quando si tratta di questi aspetti non lo tengo in considerazione, che tutto questo è possibile grazie al fatto che sono in tanti che ci stanno aiutando, sia in maniera macro come quelle iniziative che sono state finanziate, sia in maniera micro attraverso strumenti molto banali che sono quelli delle micro donazioni piuttosto che del 5 per 1000. Per cui vi lascio con questo cuore e vi do l'appuntamento all'anno prossimo. Grazie.